Porca troia. Porco puttana. Tanto ormai qua non sta funzionando un cazzo. I fili attorcigliati della puttana. Ma vaffanculo, Rel, vaffanculo. A questo punto, scusate, ma bisogna agire. Bisogna agire. Con abbondante insetticida. E quindi ora abbiamo questi buchi che sono suitabili per montare il nostro trasformatore, così, magari con l'uso un po' della violenza. Un momento però, io ho diversi... Ho 3 o 4 di questi stronzi duali. E adesso ne provo uno. Vediamo un po' se magari riesco a tirar fuori qualcosa da questi. Ehi. E magari usarli per fare quel che devo fare. Ovviamente accenderlo sarà un braccio in culo, perché c'è questa spina inutile a cui salderemo dei fili e vaffanculo. Per la vostra gioia ho deciso di accendere questo apparato senza variac, che non ho, senza lampadina in serie, che ho ma non trovo, per cui lo accendo così com'è, metto su on e vedremo scoppiare i condensatori. Ora! Non succede nulla. Che evento spiacevole. Non c'è fumo. Però ho 7,9 volt e posso effettivamente regolarli. Guardate che gioia. È un peccato che non ho più spazio nel telefono e quindi il video, la parte precedente mi si è bloccata. Qui posso spegnere. Posso... interessante. Come mai questo rumore? Cos'è che fa rumore? È l'interruttore. Perché giustamente sulla 220, quando progetti una cosa del genere, cosa gli vai a mettere? Un interruttore per bassa tensione. Bravi, bravi Dipartimento di Fisica, complimenti, ottima scelta, Dipartimento di Fisica. Ma vediamo cosa ne pensa l'oscilloscopio. Ne pensa Ripple. Vedete? C'è del Ripple, il che vuol dire che forse... Però è strano. Alla bassa tensione ho del Ripple. Se alzo il voltaggio, vedete, siamo a 5 volt e il Ripple un po' sparisce. Ora cambio la scala, la metto a 2 volt, siamo a 7 volt e mezzo, torniamo giù, siamo a 4,7, ho del Ripple al minimo, ma ci sono dei... forse è il potenziometro sporco. UD40, presto! E tanto per cambiare, qui a Palazzolo l'ennesima cazzo di festa dell'ennesimo cazzo di santo. E quindi... Ecco, abbiamo 4 volt con il carico. Vediamo se togliamo la lampadina. È abbastanza stabile, devo dire, eh? E passa la banda. Vabbè. Che gioia la regolazione fine. Questi potenziometri hanno bisogno di attenzione e di cura. Ecco qua. Non male, non male. Steady, la lampadina è steady. E se tolgo il carico, non cambia per nulla. Ma questo è un ottimo alimentatore. E non c'è ripple. E la lampadina è cascata. Vaffanculo. Questo è un ottimo alimentatore, quindi perché mi devo mettere... a costruire questo aborto? Vabbè, perché è bello, perché è gioioso. Ma questo sta funzionando bene. Ora non so quanto dureranno questi condensatori, ma io me ne preoccuperò quando... Beh, qua è freddo, eh? È freddo.
Chissà quanta corrente sto tirando. Vediamo, facciamo qualche altra prova. Ed ecco qua, alimentatore in serie, riflesso della luce. Riflesso della maledetta luce. Volt e ampere e oscilloscopolo. Ficco la spina. Bene, sto tirando 350 mA, interessante, ma io adesso cambio lampadina e gli metto quella da 21 watt. Voglio vedere che cazzo succede. Io ho sempre 12 volt, ecco. Collego la lampadina e vediamo un po'. Non ce la fa, si è spento. Vedete? Protezione sulla corrente. Quindi questo alimentatore è limitato in corrente. Allora vediamo se riesco. 723, piedino 2, che è questo qui. Piedino 2, girandolo, è questo qui. E metti a fuoco telecamera dei miei coglioni. Quindi, piedino 2, va qua. E arriva a questa resistenza da 1 ohm 5 watt che va al 2N155. La resistenza a sua volta va qui e va al piedino 3. E però esce, è l'uscita questa. Questa è l'uscita della più massa e meno. È l'uscita dell'alimentazione. Questi invece sono gli ingressi alternati. Qui c'è il ponte a diode, eccetera. Quindi l'uscita è sul pin 3. Il pin 2 è connesso tramite la resistenza sul pin 3. Interessante, mentre il pin 2 a sua volta è connesso a questo del 2N3055 che non mi ricordo, non è la base. Questo è l'emettitore, è emesso, è l'emissione, emission, puttanesimo, emission and puttanesimo, perché questa è la base che è pilotata dal 2N quello metallico. Che è qui, è pilotata da qui, che va qui e va qui e qui, pipipipipi. Dopo aver conferito con Vash, mi ha dato uno spunto e mo ho tagliato questa pista che va dal piedino 2 al 2N3055 su questa resistenza da 1 ohm che poi va all'uscita, e la pista tagliata qui, piedino 2, la cortocircuito col pedino 3. Quindi ho fatto questo ponticello. In teoria pare che debba bypassare la limitazione di corrente. Vedremo, bruceremo tutto e facciamo sto botto. Bene, abbiamo 12 volte 350 ma. E ora mo gli aggiungiamo un carico e vediamo che succede. Beh, prima si siedeva, ora non fa una piega. Ora glielo aggiungo qua così si vede. Ecco, vediamo un po'. Siamo sempre lì, 660, però non è sceso a 11,8, 11,7. È rimasto fisso a 12, non fa praticamente una piega. Ora però sono sicuro che se gli attacco quello a tot, lui mi esplode. Ora col lampadone succede che il lampadone si accende, però mi tira fuori 1,5 A e vai così. Però non voglio stressarlo perché qua le temperature secondo me salgono. 1,5 A adesso me li dà. Wow! Molto interessante, quando io attacco, ora ho attaccato la termocamera Vevor 61 gradi perché l'ho usato un po', ma adesso è fermo. Ma se accendo, io qua ho 1,5 A, va bene, 11,93 ci può stare, e lui la temperatura sale un po', 62, 63, 64, 65, ok, stacchiamo. Peraltro guardando questo circuito così, a parte questo ponticello che non so cos'è, ma qua c'è, dov'è l'altro, quello che ho smontato? Puttana di Eva! Ah!
Sì, c'è lo stesso ponticello anale, ce ne sono diversi qui. Vabbè, chissà per quale motivo. Comunque, tutta questa parte da qua, da questa pista qui, è proprio separata da questa qua. E tutta questa parte è unita solo da questa, da questo cazzo qua, che viene da questa minchia qua, che viene dal lato di qua. Questa è la massa, è la massa del più o meno tensione in uscita regolabile. Quindi questa è la massa, e la massa è l'unica cosa che collega questa parte di qua a questa parte di là. Quindi la massa gliela dà questo lato, e in base a questo lui si fa il meno con il 741. Quindi in teoria, se io stacco questo, taglio qua, vaffanculo a quella parte negativa, la elimino e vaffanculo. Devo veramente ringraziare Lorenzo U1Bot, India Uniform 1Bot, bot come, vabbè, lasciamo perdere, perché ora lui è unregulated come corrente, quindi posso tirare corrente, ma non solo. Infatti adesso qui sparo le lampadine a 16 volt, a 17, e ottengo 800 mA, ma ottengo anche un ampere e mezzo se gli attacco un bel carico. Solo che, due punti, aperte le virgolette, lui scalda a bestia. Scalda a bestia anche il raddrizzatore, il ponte raddrizzatore. Adesso lo mettiamo a 12,4 e vi mostro. Vedete, questo è il transistor, bello caldo. Sono a 86 gradi ora come ora, eh. Ma c'è anche lui, che se riuscissi a inquadrarlo, sono a 50 gradi sul raddrizzatore lì, che effettivamente è piccolino. Poi vabbè, i condensatori sono quelli che sono vecchi, eccetera, però è stata fatta una cosa: ho tolto tutta questa parte, ho tagliato, ve la faccio vedere da qui, ho eliminato, sollevato queste resistenze, ho tagliato questa pista qui e ho tolto una di queste resistenze, perché praticamente così adesso sto utilizzando solamente questa parte del circuito, solamente la tensione positiva. Della negativa me ne frega un cazzo, e infatti ho staccato anche il trasformatore, l'uscita 24 volt. Quindi potrei in teoria segare in due questo circuito, creare una striscia, fare la stessa cosa lì e avere due alimentazioni positive diverse e fare esattamente quello che mi serve fare. E cioè, se non staccassi i connettori andandogli addosso, puttana di Eva, e cioè fare il famoso alimentatore fine di mondo, regolato, regolabile, masturbabile tramite i potenziometri, sperando che nessuno mai li tocchi, perché se io li regolo a 5 e poi succede qualcosa. Il trasformatore è tiepidino, secondo me non scalda neanche tanto, ce la fa. Io lo risparo un attimo, tipo a 15 volt, ecco, bruciamole ste cazzi lampadine. 760 mA, ma io vado anche più su, no, non voglio bruciare le lampadine. Voglio vedere se scalda e quanto scalda questo. Vabbè, comunque la prossima parte sarà appunto creare un doppio troiaio di alimentazioni doppie, segando. Devo segare e creare il troiaio. Quindi siamo arrivati a questo. Da lui alla modifica, alla separazione dello stadio. Abbiamo avuto la separazione dello stadio. Quindi ora il prossimo passo sarà sfruttare quest'altro 24 volt, metterci questo con altri due potenziometri probabilmente e ottenere un alimentatore duale con due uscite separate, perché questi 24 sono separati, mentre come vedete c'è un moscone. E quindi noi agiremo. Ah, cazzo! Bene, ed eccoci di nuovo qui. È passato qualche giorno perché ho fatto un po' di ordine, non si capiva più niente, e quindi ora qua c'è più spazio, la scaletta è libera e io ho potuto muovere questo tavolinetto
in giro con gioia e soprattutto ho liberato tutta questa zona e ho recuperato ben 5 scatole IKEA. Ma ora è il momento di completare l'atto impuro di creare questo alimentatore definitivo fine di mondo. E quindi adesso segherò anche questo, dopodiché monterò questo. In pratica cosa farò, a parte perdere le viti e bestemmiare come un cristo? Toglierò la parte della tensione negativa generata da questo operazionale e monterò due positivi, e quindi avrò la 12 volt, la 5 volt, tutti regolabili con una coppia di potenziometri. Farò un pannello diverso, non so come, ma forse sotto gliene monterò altri due, così, e quindi vedremo cosa succede. Perfetto. Adesso farò una gran cosa. Siccome questo dissipatore è un po' scarsetto, io ho notato che qua c'è un 2N3055 montato qui. E quindi questo fa da mega dissipatore. E quindi lui lo collegherò al posto di uno dei due. Lui. Al posto di, non lo trovo, di un ridicolo ponte a diodi, vabbè, che era grande così, ho montato un pontone a diodoni che ho recuperato da questa scheda, da cui recupererò anche dei dissipatori, e quindi c'è un pontone a diodoni che alimenta l'alimentatore. E poi il transistor che era montato qui su questa ridicola aletta di raffreddamento, ridicola, l'ho scollegato e al suo posto gli ho collegato quello che è montato sulla carcassa, quindi con tutta questa parte in alluminio a dissipare. Magari non sarà un granché, magari funzionerà, ma chi se ne fotte. Ora ho collegato i collegamenti della morte e ora accenderò, sperando che questo non sfiammeggi come ha fatto l'altra volta, vediamo, perché questo interruttore funziona un po' male. È spento. Bene, stacchiamo, accendiamo, e questo interruttore purtroppo funziona male, vediamo. Brucia maledetto, brucia, devi bruciare, vedete? È lui che sta bruciando, lui. Vediamo. Comunque l'alimentatore si è acceso. Bene, posso anche regolarlo. Guardate, la regolazione avviene e la regolazione fine anche, quindi questo coso funziona, sta funzionando. Ok, abbiamo il regolatore a 32 gradi, infatti sto toccando il transistor ed è tiepido, con una lampadina da 0,7 Ampere. Mi domandavo per quale motivo questa scheda non tirasse fuori corrente, perché come potete vedere qui, adesso se riesco ad accendere questo accrocchio, io qua posso collegare la mia lampadina da 7 watt
consumo circa 400 mA, vedete? No, non lo vedete, ovviamente non lo vedete. 400 mA, ecco, la mia lampadina è accesa. Però, se collego la lampadina 12V 21W, succede questo. Perché? Ecco, vedete? E praticamente non si accende. Sono limitato a 630 mA perché questa scheda non è modificata, non ha la famosa modifica per eliminare il surplus di corrente, la devastazione, il saccheggio di corrente. Devo fare un taglio su questa pista e devo unire questi due piedini, i piedini 2 e 3 del circuito integrato. Questa modifica la devo fare anche qui. Quindi ora io taglierò questa pista, che è sul piedino 2 del mio integrato, che se non mi ricordo male è l'LM723, ecco fatto. E poi pin 1, 2 con il 3. Il 3 va su questa pista, il 2 è su questa pista, quindi mi basta fare un ponticello qui. Cosa che farò con un po' di stagno, con una bella palla di stagno, come avete potuto vedere. Adesso accendiamo, vediamo se scoppia tutto, vaffanculo. Ecco, l'ho acceso, non è scoppiato niente. Ora io attacco direttamente la lampadona da 21W, ora sì che dovremmo vedere. Eccola qua la lampada, che bella accesa. Oh, ora sì, abbiamo castrato, Fidel castrato, la regolazione, la limitazione di corrente. Quindi adesso posso, vedete, posso tirare, come vedete, 1,6 A, anche 1,8 A, però non esageriamo, andiamo 1,5 A, dai, e vediamo quanto scalda adesso tutta la situazione, transistor, circuito, eccetera. Ecco, il transistor a 51 gradi, no, 41, dai. Va bene, direi, va bene. Qua non scalda molto. Qui c'è una resistenza che scalda tanto. Questa resistenza da 5 watt 1 ohm scalda veramente tanto, 60. Questa magari sarà il caso di cambiarla e metterci una resistenza un po' più forte. Ora vediamo. Perché questa cuoce, 63. Ma io lascio acceso e vediamo come va. Questo grazie alla termocamera Vevor, è una cosa fantastica questa termocamera. La resistenza è arrivata a 70 gradi, il transistor è arrivato a, è arrivato a 49, la resistenza è a 74 e, ripeto, la lampadina è a 200 gradi. Però la regolazione è veramente ok, abbiamo 12 e 13 che diventa 12, sucando 1,5 A, sucando, io sottolineo, sucando. Bene, adesso non mi resta che aggiungere questo. Verifichiamo che non scaldi molto il trasformatore, ma semplicemente lo toccherò. Il trasformatore è a temperatura ambiente. Il ponte raddrizzatore è un po' caldo. Eh sì, è un po' caldo. Forse converrà... Sì, però è toccabile, ecco. È toccabile, quindi ok. Svariate bestemmie dopo. Ho montato tutto e ovviamente uno dei due non funzionava. Ho rismontato tutto, compreso il transistorone di potenzone, il 2N3055, e non funziona. E ho scoperto che c'è un, adesso l'ho buttato, un 2N1711 che misurava merda, feci. Fortunatamente ne ho uno nuovo. Eccolo qua, il mitico 2N1711. Questo pilota il 2N3055 e va qui. Adesso glielo ficco e vediamo come va. Dove cazzo ho messo gli occhiali? Non sto trovando più un cazzo. Devo assolutamente finire questo alimentatore perché me lo devo togliere dal cazzo, perché mi sono rotto i coglioni di avere a che fare con queste stronzate. Palle di stagno clamorose, saldature con palle di stagno clamorose.
2N1711 montato, questo ponticello è fatto qua piccolino, va bene, questo è tagliato, quello è aperto, quello è cortocircuitato. Guardate, vintage, io sono ridotto uno schifo come vedete. 470 ohm, giallo, viola, marrone, 4710. Gliela saldo al posto dei potenziometri. E io ficco la spina. Oh, 4,41 volt, ora sì che ci siamo. Perfetto, i 4,41 volt sono dati da quella cazzo di resistenza lì. Vaffanculo! Adesso che tutto funziona io non so cosa fare. Perché sarebbe bello avere un alimentatore duale. No, che non è duale, è unale. Un doppio alimentatore unale, perché ho messo due boccolette, vedete? Quindi questo è uno e mi dà da circa 4 volt a 15 volt, ma ho scoperto che può arrivare a 30 volt, può dargli direttamente l'uscita totale, potrei arrivare a 20-24 volt in base a questo potenziometro. Poi questo invece non ha i potenziometri, perché non so dove sono finiti questi due stronzi. E ora sto pensando che potrei o fare altri due buchi qua, ma sono proprio al limite. Oppure fare due buchi qua. E, o qua. O qua. E avere altre due regolazioni. Tipo per questi due glieli metto qua. Oppure un potenziometro unico. E quindi ottenere anche questo regolabile. Perché è un peccato non sfruttare la regolabilità. E quindi usarlo sì per la 12 volt, ma anche per altre cose. Quindi ora ci penso un attimo. Ovviamente tra smontaggio e rimontaggio, cosa è successo mentre io uso la carta da culo per pulire il transistor di merda? È successo che si è rotto l'unico foglio di mica che avevo per isolare il transistor dalla carcassa metallica. Quindi bestemmiando ho trovato un altro transistor, un 2N3055 molto vecchio, da cui spero di riuscire a togliere il foglio di mica. Perché non usi questo, mi direte? Perché non mi fido, perché è vecchio come il Cristo. Aia, porco d***o! Ecco qua. Vedete, c'è un foglio di mica, adesso vedo se riesco a pulirlo per bene. Foglio di mica. Mica cazzi. Perché questi piedini non sono dritti e perché io non ho gli occhiali. Che cazzo è finito il foglio di mica adesso? Ecco fatto, ecco qua. Ora gli eiaculo sopra la pasta termica che avete visto in un precedente video. Però stavolta non perderò tempo a spargerla. La metto così e vaffanculo. Se si vuole spargere, si spargerà da sola. Perché il cazzo mi si è spaccato, sbudellato. E gliela metto a cazzo proprio, perché mi sono rotti i coglioni. Che ci sto perdendo troppo tempo con queste minchiate. Ecco, pasta termica a quintali. E ora gliela ficco qui. Fanculo. Fanculo. Ora questo glielo sbatto qua. E ora posso rimettere i suoi cazzi. Cazzi isolati. Va bene, comunque oramai avete capito in che fase sono. Sono nella fase di devastazione e saccheggio. Quella fase in cui uno scatto di nervi può compromettere tutto il progetto. Chiamiamolo progetto perché poi è una stronzata colossale. Che sto cercando di fare per quasi nessuna ragione, ma quello che prima era un divertimento si sta lentamente trasformando in un braccio in culo.
Ora ficchiamo anche questo. Che ovviamente non si avvita, perché il bulloncino se ne va a buttane. Madonna, che nerdi sta situazione, che nerdi. Come vedete sono riuscito anche a montare una presa umana dotata di fusibile. Il prossimo passo potrebbe essere, mentre intanto vi mostro che ho identificato con i colori dove devo andare a saldare i rispettivi fili, e io dovrei mettere il termo restringente, ma siccome mi sono rotto il cazzo non lo metterò, non metterò nessun termo restringente, quindi lì i cavetti rimarranno così. Che schifo, mio Dio, che schifo, puttana di Eva, ma che cazzo di saldatura ho fatto, ma è possibile, maledizione, ma guardate che cazzo è diventato, ma di... Maledetto. Porca. Questa saldatura non mi piace. Ecco, vaffanculo. Ok, ora ho il transistor collegato come si deve. Ho il 1711 cambiato, maledetto. A questo punto vediamo. Cavo alimentazione, interruttore off, affanculo. Guardate cosa cazzo è successo, guardate. Oh. L'ho acceso, vediamo se scoppia. Ovviamente riflessi. Sto cazzo di tester. Ora, qui cosa abbiamo? Qui abbiamo 4,70 regolabili. Lo porto a 12. Qua cosa abbiamo? 4,41 volt, finalmente. Fissi, perché non c'è potenziometro. Vaffanculo, va. E io smonto questi. Monto questi e li rimonto là. Che cazzo me ne fotte? Poi li stacco da qua. Uno. E due. E voilà. Buchi rigorosamente a occhio. Ora vediamo che stracazzo di misura ci serve. 9,82 mi serve un buco da 10, wow, e questo è da 8, quindi da 8 e da 10. È molto facile bucare questo alluminio, e ora punta da 10, sarà uno sfacelo, un dramma, una devastazione. In realtà no, è stato molto facile. Ora gli attacco questi. Questi che vanno qua. Scommettiamo che ho bucato troppo sopra? Infatti, ho bucato troppo sopra e qui questi non possono entrare perché sbattono qua. Ma porco! Ho sbagliato a fare i buchi. Logico, no? Devo farli più sotto. Rifacciamo i buchi. Ho rifatto i buchi. Questa cosa è diventata un gruviera, ma me ne sbatto perché prima o poi farò un pannello nuovo. Quindi questo sarà completamente sostituito.
ne sto proprio sbattendo il cazzo e le palle. In caso me lo chiediate, no, non ho le chiavi, non le voglio usare, sono nel cassetto e me ne sbatto. Se stesse fermo, buttando. Uno e due. Dove cazzo è la vite qui? Ah, io ho lavorato con la tensione di rete collegata, bene, che come sono contento. Vediamo che cazzo esce di qua. 4 e 10, perfetto. Regoliamo. 9. E non sale sopra i 9. Che cazzo succede adesso? Non va sopra i 9. Oh, che cos'è quest'ultima stronzata? Forse il valore è diverso e questo non regola. C'è qualcosa che non va. Un'altra ennesima cosa che non va. Vediamo l'ennesima stronzata. Cos'è successo adesso? Per quale di motivo? Forse il valore del potenziometro è differente? Ora gli collego una lampadina, lo faccio scoppiare. Ecco qua. Tutto al minimo, accendo. E ciò. C'è un cazzo. C'ho 2,9, mi segna. Perché mi segna 2,9? Salgo e rimane a 3. Quindi questo alimentatore non sta funzionando. Mentre questo, ovviamente, che è lo stesso, identico, funziona alla grande.